insieme a me ascolteremo una divertente canzone e vi insegnerò le mosse degli animali. Siete pronti? Dovete farle tutti quanti, anche voi laggiù, forza! Musica! No, Leo, fermi tutti. Ciao amici. Ma sono già arrivati i nostri ospiti. Ci sono già tutti i bambini. Oh certo, grandi e piccini, tutti pronti, vero? No, ok, niente pari. Diciamo che qualcuno, probabilmente per farci un dispetto, ha scollegato tutti i cavi della musica e non potremo sentire la canzone del tuo spettacolo, Leo. Ma la musica del mio spettacolo? Sì. Quella divertente, dove si fanno le mosse degli animali? Esatto, Leo, proprio quella. Oh, cosa facciamo adesso? Ci deve essere una soluzione. Basterebbe riuscire a collegare tutti i cavi e tutto tornerà a funzionare. Aspetta un attimo, amica, vieni. Guarda, Leo, questi sono tutti i cavi, tutti i colori diversi. E quindi magari... Oh, ma chi ho combinato questo pasticcio? Ci sono troppi colori! Qui servirebbe... Servirebbe un po' di magia e un pizzico di fortuna. È arrivato il momento di ricordarci tutti insieme l'incantesimo dei colori. Forza, solo così riusciremo a collegare tutti i cavi. Bambini, voi ve lo ricordate l'incantesimo dei colori, vero? Forza! Sì? No? Leo, loro non se lo ricordano, tu hai idea... Aspettate, è proprio l'altro giorno ho ritrovato il libro magico degli incantesimi di Leolandia. Eccolo! Qui c'è scritto sicuramente. Prova a vedere. Eccolo qui! Ok, che cosa dice il libro esattamente? Leggi un po'. Questo è l'incantesimo che unisce tra loro il potere dei colori. L'arcobaleno sarà la sua alchimia. Sì. Il primo colore che dà sempre energia è il colore del fuoco. Ok, il primo colore dell'arcobaleno, il colore del fuoco, bambini, dite la parte! Ok, ci siamo! Amica, prendi il cavo di colore rosso, pronti? Faremo partire la musica! Ci siamo! Aspetta che cerco! Vai! No! Ma non è possibile! Leo, non siamo riusciti a collegarlo e probabilmente era il colore sbagliato. Prova a vedere se nel libro c'è scritto qualcosa a proposito di un colore... È il colore del limone, del sole e dell'estate! Eccoci! Ma il magongallo è il colore... Allora, aspetta! Farima con gallo! Iniziare il mio spettacolo e non potrò mai insegnare a tutti le mosse degli animali. Leo, io penso che la soluzione non sia così semplice. Tu sai che i colori si possono anche mescolare tra di loro, così da poterne creare di nuovi. Forse la... è semplicemente riuscire a mescolare i colori. Guarda un po', se nel libro c'è scritto qualcosa a proposito di questo. Potrebbe essere un'idea. Prova a vedere, dai. Vediamo se il libro ci suggerisce qualcosa. Esatto. Qui no, qui nemmeno. Prova l'altra pagina. Qui neanche. Forse, ecco, se unisci due colori tra loro. Hai visto? Un nuovo colore potrai vedere. Tra tutti, il giallo e il rosso creano un magico potere. Ma certo, Leo, bisogna mescolare i colori, forza bambini, il rosso con il giallo fa... Esatto, amica, proviamo, me lo sento, questa è la volta buona, io prendo il giallo, tu il rosso, bambini pronti, e direi che è la volta buona, Leo, vado! Sì, è corretto! Bambini, avete visto? L'arancione è un colore magico e per crearlo basta unire il giallo e il rosso! Esatto, però Leo, tutto questo è nato perché se non erro c'è una grande novità 2018! Non avevi qualcosa da farci sentire? Che ne so, una canzone con gli animali? Aspetta! E battiti
benissimo il modo perfetto per iniziare la giornata insieme, ma le sorprese non sono finite, perché, sì, dobbiamo spostare tutto. Leo ha voluto chiamare quest'oggi dei suoi supplici.